Ciao a tutti, ciao. Ciao ragazzi, finalmente sono tornato. Ragazzi, è stato un periodo davvero pienissimo di cose da fare. Non so se mi avete seguito sugli altri social. Ho iniziato una cosa incredibile con Airbnb. In pratica, Airbnb adesso ha creato qualcosa che si chiamano esperienze. Quindi nelle principali città del mondo ci sono delle esperienze. E per Dublino, insomma, mi hanno proposto, vabbè, ho proposto a loro hanno accettato il fatto di poter fare dei corsi di pizza. Quindi si chiama The Art of Pizza Making ed è quindi qualcosa che succede esclusivamente a Dublino. Quindi le persone mi vengono a trovare e insegno loro a fare la pizza in casa col metodo combo. Quindi semplicemente padella e forno normale, forno casalingo, quindi niente Rockbox, niente pizza party, ma diciamo il vecchio metodo. E fino ad ora ho avuto un po' di ospiti, sono stati contentissimi, si sono divertiti, quindi tutti non italiani, e questa cosa mi rende particolarmente orgoglioso, quindi stanno capendo il senso della pizza. La pizza vera, no? Leggo due commenti. Il maestro ma esagerato. Come si fa? Ok, ma che impasto di chai per la pizza? Saluti. Pablo Kenwood. È un Kenwood normalissimo. Costa 200 euro, 250 euro l'impastatrice, ma io in realtà nel mio corso insegno a impastare a mano. Per cui ragazzi, quello che andiamo a fare oggi è proprio l'impasto, quello del metodo combo, è l'impasto che utilizzerò domani nel mio corso ed è quindi un impasto, la solita idratazione dal 67%, quindi poi dopo vi dirò esattamente rispetto alla farina che utilizzerò quant'è. E impasto un po' meno di 24 ore e niente, bando alle ciance si comincia. Allora, purtroppo non mi esce uguale quando lo metto nel forno grill. È buono se esce bianca. E ragazzi, il fatto che la pizza esca bianca magari dipende anche dal forno, dal grill che non è potentissimo. Quindi ci sono tante cose, ma si può lavorare su questi problemi. Allora, ragazzi, e ragazzi, ovviamente. Allora, non farò un chilo di farina, non utilizzerò un chilo di farina, ma 765 grammi per avere più o meno 6 panetti da 220 grammi. Ok? Quindi cominciamo a pesare la farina. La mia bilancina elettronica che pesa anche 0,1, sono affezionatissimo. Resettiamo. Ok, 765. Quindi domani ho due ospiti che mi verranno a trovare. Tutti gli altri sono stati davvero contenti. Infatti, se vi fate un giro sul sito di Airbnb, vedete che ho tutte 5 stelle. E se vi trovate a passare da Dublino, perché no? Prenotate, l'esperienza costa 45 euro, però non è che imparate solo a fare la pizza, la mangerete pure, mangerete sia quella che preparo io e sia quella che preparerete voi. Quindi vi insegnerò tutti i trucchi del mestiere e vedremo insieme come preparare la vera pizza. Quella del metodo combo. Ok, allora la farina ci siamo, l'abbiamo pesata. Ora ragazzi, pesiamo l'acqua. Allora, l'acqua, se diciamo chilo o grammo o litro, è la stessa cosa, perché con l'acqua c'è un'equivalenza tra peso e litri, insomma. Ok, allora dobbiamo pesare 512 grammi di acqua, ma volevo aggiungere il malolio. Questo per esempio è importante.
Ah, sto leggendo i commenti. Allora, ragazzi, aggiungo prima l'olio. Quindi aggiungo questi 10 grammi di olio. Ok. Settimana scorsa ho fatto una diretta su Instagram. È stato divertente. Ok, allora adesso aggiungiamo l'acqua. Quindi dobbiamo far sì che il tutto, olio più acqua, pesi 512 grammi. Altrimenti poi viene troppo umido. Adesso aggiungo l'acqua. Ah, volevo far notare, qui è uno di quei termometri che si usano in cucina, in pasticceria. È importante che la temperatura sia una temperatura intorno ai 25 gradi. Non so se riuscite a vedere. Ok? Questa è la temperatura proprio perfetta. Nel mio caso non è la temperatura ambiente che purtroppo fa più freddo. Però in teoria a Napoli sarebbe la temperatura ambiente. Però diciamo che a 25 gradi che si creano quelle reazioni chimiche per cui la nostra pizza viene decisamente bene. Allora, dicevamo 512, non sgarriamo. Ok, perfetto. No, non è perfetto. Ne ho messi 12 in più. Ok. Ora ci siamo. Altro punto, dobbiamo mettere il nostro amico lievito. Come voi ben sapete, come diceva Totò, io preferisco utilizzare il lievito madre, quello che faccio tutte le settimane. Trovate il video sul mio canale, ricordate. E a proposito, se vi va, mettetemi un bel like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, insomma, quelle cose che mi danno tanta voglia di continuare. Allora, per quanto riguarda il lievito, se mettessimo lievito fresco, dovremmo mettere 0,57 grammi di lievito fresco, cioè meno di un grammo, ok? Mezzo grammo. In questo caso l'equivalenza è 1 su 100, cioè è 100 volte il lievito fresco, quindi dovrò andare a mettere 57 grammi di questo lievito madre. Peccato non possiate sentire il profumo. Questo poi chiaramente dopo lo vado a rinfrescare, che quando lo si usa bisogna poi rinfrescare. Lo vedete così scuro? Lo vedete scuro? Perché ho utilizzato la farina integrale. È da un po' che la sto usando. Mi piace come idea quella di usare la farina integrale. Sapore simile, forse c'è un po' più un qualcosa di rustico. Mi piace. Ok, ci siamo. Ora passiamo questo qui, a mettere questo qui, ok, e prendiamo gli elementi che ci servono per impastare. Ora, quando utilizzate un'impastatrice, dovete utilizzare fondamentalmente due ganci, c'è questo che è quello a foglia, ok, e va utilizzato per mescolare gli ingredienti insieme per creare la massa. E poi c'è questo invece, l'uncino, che va utilizzato per impastare. Quindi una volta che la massa si è creata, questo fa le veci delle nostre mani. Quindi questo lavora affinché l'ossigeno venga inglobato nell'impasto, e fermo restando che comunque io l'impasto lo chiudo a mano, cioè lo faccio impastare un po' con questo, ma poi dopo lo verso sul tavolo e continuo a mano, perché secondo me a mano si possono fare delle cose che la macchina, soprattutto una macchina del genere, non può fare. Quindi vi consiglio sempre di terminarlo a mano. Allora, andiamo a mettere la foglia e incominciamo a mescolare. Nel frattempo pesiamo lo zucchero, sono 10 grammi, quindi ho qua delle bustine. Sono 7 grammi.
A posto, a posto. Ci siamo, sono 10 grammi. Zucchero. Nel frattempo che incominciamo a mescolare, do un po' di spazio alle domande. Allora, metti il link del sito. Gigio, che ne pensi della cottura andando sul piede refrattare nel forno? Allora, da un po' che mi stanno contattando persone relativamente alla cottura fatta direttamente con la refrattaria, che voglio dire va benissimo, però non vi non vi dovete aspettare di avere una pizza come quella della pizzeria, perché la refrattaria ha fondamentalmente un problema ed un vantaggio. Il vantaggio è che ovviamente potete cuocerla direttamente nel forno. Lo svantaggio è che per andare in temperatura, quindi per raggiungere i 200, almeno 200 grammi, 200 gradi, impiega un bel po' di tempo. E quando finite di cuocere una pizza e ne infornate un'altra, nel frattempo la pietra si è raffreddata perché il calore è passato dalla pietra alla pizza, perché non era più riscaldata la pietra. E anche l'umidità della pizza fa raffreddare la pietra. Per cui tra una pizza e l'altra ci vogliono almeno un quarto, ci vuole secondo me almeno un quarto d'ora. Altro punto secondo me da considerare è che con questo tipo di cottura, per far sì che venga cotta bene sotto e sopra, la pizza deve rimanere in forno almeno 5-6 minuti. E quindi continua a cuocere su per essere cotta giù. E questo che cosa ci insegna? È che se noi cuociamo la pizza sopra almeno 6 minuti, la mozzarella si brucia oppure si sparge tipo tappetino e viene molto cotta. E per cui non è quello che vogliamo, se vogliamo una pizza che assomigli a quella della pizzeria. Poi, riguardo il sapore, alzo le mani. Il sapore è sicuramente buono, ma se vogliamo imitare quella tipologia di pizza, quindi morbida, con le bolle molto, molto, molto grandi, cotta bene ma non bruciata sotto, cotta bene colorata sopra ma non bruciata, alla fine, fino ad ora, col metodo combo, sono riuscito ad ottenere questo tipo di risultato. Allora, vediamo un po'. Ah, grazie, un po' rilassante. Ok ragazzi, allora possiamo incominciare ad aggiungere la farina. Faccio vedere, non so se riuscite a vedere, ho paura di versarlo, per cui insomma è sul giallo bianco, insomma direi che è ora di mettere forse lo zucchero in realtà prima della farina. Il bello della diretta. Prendiamo un bel cucchiaio per la farina, o meglio questo è bellissimo. Forse è uscito nell'impastatrice, nella macchina del pane, oppure quando mi hanno regalato la macchina per fare la pasta, forse non lo ricordo, però è bellissimo, è di legno, è fantastico. Ok, allora possiamo incominciare ad aggiungere la farina. Ricordate, come abbiamo 765 grammi, dobbiamo aggiungere metà della farina per ottenere poi un impasto che sia cremoso, perché è lì che cominciamo a lavorare sulla maglia glutinica e poi ad un certo punto è lì che mettiamo il sale. Quindi, un altro punto importante, quando aggiungiamo la farina bisogna spolverarla, perché quando la si spolvera così si aggiunge, insomma la si ossigena. Quindi dopo il primo cucchiaio di farina aspettate un po', vi date il tempo di far assorbire quelle pietruzze di farina. Adesso provo magari a spostare questo per vedere di che sto parlando, vediamo un po' se riuscite a vedere. No, è difficile. Ok, le mettiamo a posto, che tanto si vede male.
Ok. Ora continuo ad aggiungere farina. Ora a sto punto potete anche aumentare di più la velocità, perché il nostro obiettivo è quello di creare quella cremosità che vi dicevo, che a sto punto può andare veloce, e dopo quando aggiungiamo il resto della farina, che invece deve andare lento, sennò strappiamo. Allora, vediamo un po' di domande se ci sono. La disegnazione di domande per motivi di assenza. Hai ragione, questa è una cosa che avevo promesso. In effetti, allora, non è difficile. Adesso ve lo spiego. Però magari in un video, se lo faccio vedere in un video, ovviamente è meglio. Non è difficile, perché in realtà bisogna andare a impastare il lievito madre con la farina. Quindi voi aggiungete, come al solito, lievito madre, e cioè quello che avete, magari la metà, e poi andate ad aggiungere anche della farina. Ad un certo punto diventerà una, diciamo, a pezzetti, e quei pezzettini, se volete, li potete tritare, perché in questo modo farete sì che sia più facile essiccarlo, perché il punto di una roba del genere è essiccare il lievito madre. Sì, comunque è meglio farvi vedere il video. Un altro trucco che avevo scovato era quello di utilizzare il, soprattutto per quei lieviti, il lievito madre molto liquido, utilizzare la carta forno. Allora, prendete il lievito madre, cioè prendete la carta forno, la mettete su un piano, lievito madre, un coltello, lo spalmate tipo Nutella e poi lo lasciate all'aria. Qui si essicca, a quel punto prendete queste scaglie e le mettete in un barattolo. Quelle scaglie poi le andate, quando vi servirà, conservate in frigo, quando vi servirà andate a, ad unirlo con acqua e con farina. In pratica avete di nuovo il lievito madre. Ovviamente vi sconsiglio di utilizzarlo direttamente con l'impasto, ma vi consiglio di riattivare questo lievito prima, e quando è pronto potrete riutilizzarlo. Allora, andiamo qua avanti, aggiungiamo altra farina. Alla fine, utilizzando questo, non mi ricordo più in italiano come si chiama, facciamo subito, aggiungiamo subito, vediamo un po'. Dovresti comprare una planetaria. Ragazzi, il problema delle planetarie è che queste casalinghe, ma volendo anche la KitchenAid, sono piccole ragazzi, pure 3, cioè 3 litri, 4 litri, sono piccole, perché quando aggiungete, volete fare un chilo di farina e 670 grammi di acqua, quindi sono parenti a 2 kg, con tutti i lieviti e le altre robe, comunque fanno fatica. Questo è il problema delle planetarie, cioè se fate impasti piccoli vanno benissimo. Per esempio questa qua adesso verrà fuori un impasto da 1,5 kg, cioè la fa proprio sul filo, altrimenti comincerete a sentire tipo crrr, la plastica che tende a rompersi, perché non sono progettate per impasti di un certo tipo. Ne avevo vista una bellissima della Candid, sempre Serie Chef mi sembra, e sembrava proprio professionale, perché aveva anche il pulsante rosso, quello di emergenza, a parte, diciamo, la protezione su, il pulsante rosso di emergenza per spegnere l'impastatrice in caso di pericolo, mani dentro, però costava un botto, quindi era proprio una categoria superiore. Ma a quel punto, se devo pagare 750 euro per fare solo impasti, magari provo a vedere un'impastatrice vera da 8 kg, non mi costa molto di più, soprattutto, che ne so, con le convenzioni, se siete nel gruppo della confraternita della pizza, per dire, lì ci sono le convenzioni e riuscite a portarvela a casa per 220 euro, ma viva Dio, avete un'impastatrice da 8 kg, 9 kg, cioè una roba che se vengono gli amici a casa, per me no, potete fare molte pizze. Però sinceramente, per impasti piccoli, banalmente, pure l'impastatrice Silvercrest del Lidl va bene, costa poco,
se non avete un grande budget e non dovete fare grandi impasti, sinceramente sono tutte più o meno simili. Domande? Ok, non ce ne sono. Ok ragazzi, abbiamo aggiunto metà della farina, adesso vi farò vedere com'è. Vedete, è cremosa. Questa è la cremosità che ci interessa, perché è qui che le proteine e il glutine, insomma, stanno cominciando a lavorare. Quindi, visto che la maglia glutinica comincia a formarsi, noi prendiamo la nostra tazzina, prendiamo la bilancia e pesiamo il sale. Allora, per 765 grammi di farina c'è bisogno più o meno di 26 grammi di sale. Spero di averli qui. Pesiamo. Vediamo un po'. E mi sa che non ce l'ho. Ok. Prendiamo la confezione. Le chiusure ermetiche irlandesi. Ok, 26 grammi. Ecco. Quindi tutto ciò che state vedendo adesso, domani lo farò dal vivo con questi miei ospiti che mi verranno a trovare, e soltanto che, come vi ho spiegato prima, impasteremo a mano, che dà più soddisfazione. Voglio dire, chi non ha mai impastato almeno capisce meglio come deve essere l'impasto. Vediamo un po'. Ok, dovrei farlo andare un po' in più, un po' più a lungo, tipo più o meno 6 minuti, però esigenze di YouTube a finire che vi annoiate. Però se mi fate delle domande io vi posso rispondere nel frattempo, che vediamo un po' se c'è qualche domanda vecchia a cui non ho risposto. No? Quindi nessuno di voi ha mai sentito parlare delle esperienze di Airbnb oppure experiences? Sale? Se siete tipo di Milano e Roma, dovrebbero esserci già le esperienze lì, quindi potete imparare a fare delle cose, potete conoscere segreti delle città. Ok ragazzi, nel frattempo quindi ho aggiunto il sale. Quando si aggiunge il sale, questa è una fase importante, perché insomma cominciamo a rendere l'impasto più forte. Come dico ai miei ospiti, cominciamo a creare i muscoli, o la base dei muscoli, perché i muscoli veri e propri li creiamo quando poi, impastando a mano, facciamo le pieghe. Lì creiamo l'impasto forte, la forza dell'impasto. Qui sta andando tutto bene, vi faccio vedere. Okay.
Ora direi di aggiungere ancora farina. Ora che aggiungiamo la farina possiamo anche abbassare la velocità. È importante perché adesso entriamo nella fase delicata dell'impasto. Ricordate che ho sempre la foglia, cioè come è entrata mia figlia all'improvviso. Se avete mai visto il video del tipo al telegiornale, entrano i bambini. Perché l'inquadratura è qui. Vai! Vuoi fare la diretta? Ok. Il bello della diretta. Ok, aggiungiamo altra farina. Allora, vediamo un po'. Ciao, Firenze! Con il fondo del forno. Allora, mi hanno chiesto questa cosa, utilizzare direttamente la pizza sul fondo del forno. Che secondo me può essere un'idea. Il punto però qual è? È che quando ho pensato al metodo combo, ho detto, ma come posso fare per far sì che chiunque possa cuocere la pizza anche senza particolari attrezzature? E per particolari attrezzature intendo per esempio la pala, perché se vogliamo mettere la pizza sul fondo dobbiamo per forza usare la pala, e mo non è che tutti quanti hanno la pala, no? L'idea era quella, utilizziamo la padella, che tutti hanno una padella, e vediamo che succede. Però in effetti nel momento in cui si riscalda il fondo, perché no, si può utilizzare. La cosa che non so è se la vernice del forno possa, diciamo, sia, non lo so, perché è progettata per cuocere direttamente sopra. Boh, io questo non lo so, lascio sta domanda agli esperti, e ce ne sono sicuramente in ascolto, perché è una vernice che sicuramente serve, magari resiste alla temperatura, ma non so se è qualcosa che possa funzionare con la cottura diretta. Allora, vi mostro quello che sta succedendo, così vedete com'è. Ok, ora si aggiunge altra farina. Ok, ora bisogna aggiungere farina un po', fino a quando poi non viene inglobata. Appena viene incorporata nell'impasto, a quel punto ne andiamo ad aggiungere altra. E quando poi finiamo tutta la farina, significa che è arrivata l'ora di utilizzare il gancio che vi ho fatto vedere prima, l'uncino. Ah, eri tu. Ragazzi, mi dovete scusare perché davvero a volte mi è difficile rispondere. Mi è scritto su Facebook. Su Facebook, o perché magari vedo la notifica, dico devo rispondere e poi me ne dimentico, anche perché con sta roba delle esperienze mi sta prendendo tempo, perché comunque durante la settimana lavoro, poi nei weekend faccio anche quest'altra cosa, per cui veramente non ho tempo, infatti per questo non sto caricando più video, ne ho almeno un paio, forse tre girati. Devo girare soltanto i commenti, cioè il mio commento
a ciò che faccio e sono pronti, però fino ad ora non sono riuscito a caricarli, a finirli. Sto lavorando a un secondo canale che parlerà di qualcosa di completamente diverso, proprio una roba che non immaginate nemmeno, non ha a che fare con la cucina. E quindi sono stato preso un po' da ste cose, purtroppo non riesco nemmeno a rispondere più di tanto, mi dispiace, però se avete delle domande sto qua, adesso vi posso rispondere. Allora aggiungiamo altra farina qui. Quindi è una figata, perché con questa cosa delle esperienze sono dovuto passare attraverso, a parte vabbè, la selezione di Airbnb, vabbè, quella è stata abbastanza semplice, ero io che ero dubbioso, che dicevo ma scusate no, ma la gente viene a Dublino e viene a imparare la pizza, cioè a Dublino uno va, che ne so, a bere la birra, va a imparare, che ne so, come si fa la birra, la Guinness, il Turri Dublino, ma la pizza che è una roba, invece no. Airbnb fortunatamente hanno insistito, hanno detto no, vedi che proprio fa parte del nostro, la nostra filosofia, quindi non devono esistere muri, il mondo è uno, per cui va bene, e infatti sta andando bene fortunatamente, però io ero scettico, però per fare sta cosa, però comunque ho dovuto far sì che questa cosa diventasse una vera e propria attività, e quindi ho dovuto studiare l'HACCP, non so se alcuni di voi conoscono l'HACCP, che è questo sistema di controllo che viene utilizzato nei ristoranti o nei negozi dove si vendono alimentari, perché comunque lavorando con gli alimenti, somministrando gli alimenti, bisogna attenersi, quindi c'è stato un esame in inglese, è stato divertente. Aggiungiamo ancora farina, ci siamo quasi. Vediamo se ci sono domande. No. Ok. Ragazzi, vi vedo un po' mosci stasera, vabbè che è sabato e magari state per uscire, siete usciti, però non vedo domande, forza! Una volta tanto che sono collegato e ho voglia di parlare, aggiungiamo qui. Ecco, il cannello. Allora, questa è una tecnica che ho visto un paio d'anni fa per la prima volta su YouTube. E tra altre cose ci sta una persona che conosco, due persone che conosco che utilizzano il cannello. Uno di questi è una persona conosciutissima a Napoli, si chiama Pierre Macchiet, è un macchiettista, è un cantante, un artista di strada, scrive macchiette, un grandissimo, ha inventato uno strumento che si chiama la mambiola, e lui vabbè, fa la pizza in casa, ha iniziato col metodo combo e poi ha provato col cannello. In effetti il cannello dal punto di vista estetico ovviamente è di quanto più vicino alla pizza del forno, perché col fuoco diretto la pizza si bruciacchia sopra, ma alla fine è come, allora prendete della mollica e mettetela sul fuoco, è la stessa cosa, la state bruciacchiando, alla fine della fiera è soltanto un effetto estetico, non è, secondo me, non aggiunge nulla a livello di cottura, è da provare, cioè non sono, mi piace come alternativa ed è carina, perché le pizze, diciamo, vengono bene, però il punto è quanto gas ci vuole, cioè con una sola ricarica si riescono a fare, per dire, 6 pizze. Io questo non lo so, perché non avendolo mai adoperato, ecco, non so. Allora ragazzi, volevo sostituire
come vi dicevo prima, il gancio. Quindi vedete, sto usando questa spatola per essere molto umida, cioè l'impasto è umido, quindi devo staccarla dalla foglia per poi attaccare il gancio. Ci siamo. Ok. Gancio. Ma sentirete l'impastatrice cantare, perché è un po' vecchia. C'ha quasi 7 anni. Forse ne ha 7. Fa fatica. Comincia a scricchiolare. Come domande? Ragazzi, per le traduzioni, alla fine è molto semplice. Alla fine ho trovato un bilanciamento mio. Per il metodo combo vado sul 67%, perché ho visto che dal punto di vista dell'umidità è la soluzione migliore per far crescere la pizza in forno nel modo migliore, no? Seguendo sempre la pizza ideale, quella della pizzeria. Per quanto riguarda invece le pizze che faccio, cuocio nel rock box o nel pizza party, sinceramente mi sono assestato tra un 61% e 63%. Dipende, se uso una farina particolarmente forte, l'equivalente, che ne so, della Garofalo, quella, non la verde, la rossa, è quella più forte, ragazzi, non mi ricordo più. Adesso non sto in Italia da troppo tempo. Però diciamo la più forte, lì si può fare anche una idratazione più alta. Altrimenti, se non siete sicuri della farina, ed è una farina che regge le 24 ore, lì ci si può tenere sul 61%. Ok, vediamo se ci sono domande. Ciao Grazia, ma io non credo che il problema dipenda dal lievito madre o dal lievito di birra. Prima di tutto, al termine della lievitazione, i panetti sembrano uguali oppure ti sembrano più piatti quelli del lievito madre? Perché se ti sembrano più piatti significa che magari c'è bisogno di più lievito madre. E quindi, però, quando tu mi dici che viene più croccante cotta sotto, è comunque una questione di cottura. Li cuoci nello stesso modo? Questa è una domanda importante. Allora, mettete giù, perché sto per prendere un panno, uno straccio che dovrò bagnare dopo per poi far riposare l'impasto. Ok, mi sciacquo le mani. Allora, sta andando, adesso abbasso un po' il cellulare così vedrete proprio l'impasto. Vediamo un po'. Ok, può bastare. Allora, levo il gancio facendo attenzione a non strappare l'impasto, eh. Da questo momento in poi fate finta di avere a che fare con un bambino, quindi siate molto delicati. Infatti lo dico sempre alle persone che vengono al corso, che maltrattano l'impasto, dicono: no, attenzione ragazzi, è un bambino, siate molto delicati. Ok. Questo è l'impasto, vedete?
quindi è molle, però insomma è gestibile. Vedete? 67%. Adesso lo raccolgo e lo verso qui su. Ora, un punto importante, ecco, che ho notato, un errore che ho notato osservando i miei ospiti, è che quando le persone impastano, soprattutto impasti con questo tipo di idratazione, scusate, non vedete la faccia, con questo tipo di idratazione, noto che le persone utilizzano tutta la mano. Utilizzando tutta la mano si rischia sempre di far attaccare l'impasto alle mani e non riuscire proprio più a impastare, perché l'impasto è attaccato dappertutto. Quello che cerco di far vedere è che quando c'è questa idratazione bisogna utilizzare molto le dita, i polpastrelli, piuttosto che la mano. La mano la si può utilizzare quando ormai l'impasto è bello compatto e si vuole dare quella, diciamo, lo si vuole, non mi ricordo più le parole in italiano, lo si vuole stendere per creare quello che dicevo prima, i muscoli, quindi per poi fare le pieghe. Ok, allora, vedete, io dico sempre fate finta, sì, è un bambino, però allo stesso tempo palla avvelenata, quindi cercare di toccare il meno possibile, ok? Quindi, vedete, allora l'impasto, adesso lo rotolo così, comincio a dare un po' di sostanza, vedete, le mie mani sono pulite. È importante riuscire ad avere le mani sempre pulite, ok? C'è qualche domanda? Ciao Gigi, innanzitutto devi sapere che mi hai salvato la vita, amici italiani. Allora sarebbe stesura dell'impasto, purtroppo anche se seguo la ricetta, quando stendo torna sempre indietro, è troppo elastico e probabilmente non fai riposare abbastanza l'impasto. Fai l'impasto di 24 ore? Questo è importante. Allora ragazzi, vedete mo com'è? Ok, è già un pochino più compatto. Allora posso incominciare a allungarlo così e poi lo piego. Ok, allungo e piego. Qua potete usare anche il pugno. Tendenzialmente le mani sono sempre pulite, vedete? Quindi quando voi lo stendete, cercate sempre di, appunto, stenderlo così. Poi se vi sembra duro, non è una cosa cattiva, però potete fare pure così. Lo prendete e lo lanciate e lui si snerva, si rilassa e quindi potete poi continuare. Faccio lievitare 24 ore. Allora probabilmente, scusami, i panetti quando li fai? Li fai da subito o li fai, che ne so, 5 ore prima, 6 ore prima? Lo staglio, quando è che lo fai? Ok, vediamo un po'. Vedete già adesso, pur rimanendo attaccaticcio, che è normale che sia così, già è diverso. Ok. Quindi da subito. Che farina usi? Perché altra domanda è questa. Che farina utilizzi? In freddo. Pablo, 24 ore. Ah, ma tu dici la domanda di Alicchio. Perché se in effetti fai 24 ore in frigo, è normale che torni indietro quando la stendi. Sempre a temperatura ambiente, Caputo Blu.
Ah, Caputo blu non è fortissima, è Caputo rossa che è forte. Fa a temperatura ambiente o a freddo? Ah, boia, allora è normale. Se le tieni in frigo, devi cacciare l'impasto qualche ora prima. Che ne so, dipende da quanto fa caldo da voi. Però bisogna tirarlo fuori, che ne so, 2 ore prima, 3 ore prima, devi fare un po' di esperimenti. Questo è sicuro, perché quando lo prendi al frigo è più, diciamo, è difficile da stendere, soprattutto se lo tiri dal frigo, tiri fuori dal frigo e poi provi ad impastarlo, se questo è il problema. Ho capito male, non in frigo, temperatura ambiente, scusa. Ok. Caputo rossa, Caputo blu. Senti, fa una cosa. Anziché fare 100% di Caputo, prossima volta prova a fare 85% di Caputo e 15% di una farina normale 00, ovviamente senza lievito dentro. La farina, non so dove vivi, se vivi in un paese anglofono è una farina plain, altrimenti sarebbe la 00 nostra. Perché quando è così è che è una farina troppo forte e quindi non è maturata troppo, abbastanza, e quindi tende ad essere molto elastica, capì? Quindi o la fai lievitare più di 24 ore, ma già probabilmente 36 possono andare bene, oppure significa che devi metterci per 24 ore semplicemente un po' di farina 00 per andare a diminuire le proteine. Questo trucco alla fine riesci ad ottenere. Allora ragazzi, grazie. Allora vedete, mo già è un po' palla. Ora, la cosa importante, arrivato a sto punto, è di prendere un pezzo e portarlo qui, fare la piega, no? Vedete, lascio il pollice dentro per fare la forma, non so se riuscite a vedere. Ok. E in questo modo incomincia ad essere più duro, diciamo, è più difficile da lavorare. Ok. Eccola qua, vedete com'è? Ora questo impasto non è che finisce qui, adesso lui deve riposare. Vi ricordate i principi dell'impasto del metodo combo? Ci devono essere 3 fasi di riposo. La prima fase dura 20 minuti, poi finiti i 20 minuti bisogna far una lavorazione veloce e dopodiché si fa riposare per 10 minuti, dopo si fa la stessa cosa e altra lavorazione veloce, dopodiché si finisce. Dai. Dai, Alice. Ti sporco con le mani. Ok, dicevo, e poi l'ultima lavorazione è quella che si fa prima dell'ultimo riposo dei 5 minuti. Ok, allora adesso vado a bagnare lo straccio. Alice, non stare qua, dai. Allora, ci sono sempre, sto bagnando lo straccio. E io mi sto bagnando il fatto. Ok. Ne avete visto mia figlia qui, che è spuntata all'improvviso, perché lei 2 settimane fa è stata una mia ospite e...
e quindi ho insegnato il metodo combo. Quindi pensate che il metodo può funzionare anche con un bambino di 7 anni, perché alla fine del corso è riuscito a preparare a fare l'impasto, è riuscito a preparare a cuocerla, insomma ha fatto tutti i passi. Allora ragazzi, prendiamo la sveglia, che non trovo, e da questo momento qui in poi dovrebbero essere 20 minuti. Eccola qua, scomparsa. Allora, okay. Vedete, 20 minuti. Vedete come ho fatto? Ho preso lo straccio bagnato, acqua tiepida, l'ho adagiato sull'impasto, vedete, abbastanza aderente, e adesso lo lasciamo riposare. Mi sciacquo le mani e rispondo alle vostre domande. Eccomi qua. Ok, allora, è un po' di domande. Un video su tipi differenti di pizza, come pizza a metro, pizza fritta, pizza a portafoglio. Ok, allora, la buona notizia, cari amici, è che dovrei avere a qualche parte, evidentemente non qui, no, ce l'ho. Ce l'ho su. Ho la pala per fare la pizza a metro. Quindi ho in programma di fare un bel video per spiegare come fare la pizza a metro. Però ovviamente la pizza a metro non la potete fare nel forno di casa. Dovete farla nel forno nel forno a legna, se avete un forno a legna grande. È l'unico modo, purtroppo. Non c'è altro modo, ecco. Pizza fritta, sì, pizza fritta pure è un qualcosa che ho in programma, e vi assicuro che la pizza fritta fatta con l'impasto, non questo qua da 67% perché succede un macello, ma fatta con un impasto un po' più duro, tipo 61%, viene una signora pizza fritta, 24 ore. Normalmente utilizzo ricotta, uso ricotta di bufala, qui è molto buona. Poi non è che trovo i cicoli, per cui utilizzo il prosciutto cotto, e pomodoro, sale, pepe, e viene una roba davvero buona, spettacolare. Faccio però le pizzette fritte piccole perché c'è una friggitrice in miniatura e vengono davvero carine, però posso far vedere anche nella padella grande come farla. Vi assicuro che davvero è semplice, cioè lo scoglio tra virgolette più grande è quello dell'impasto, ma una volta che avete l'impasto poi alla fine è soltanto una questione di tecnica, per cui non vi preoccupate. Giovanna, sei arrivata un pochino tardi, stavo facendo l'impasto, però in realtà siamo ancora in tempo per vedere il resto della tecnica. Mi è capitato che sia collassato un impasto, sì, poi riuscite a recuperarlo, e come? Collassato, in realtà mi è collassato quando ho usato troppo lievito, in quel caso là sì, quindi un impasto che cresce e poi, o meglio, quando passa poi troppo tempo. Per il problema di un impasto che collassa è che comunque diventa un impasto debole. Potete rifare la pallina, va benissimo, però sappiate che non è che tirate fuori miracoli, nel senso che quando poi la stenderete dopo ore sarà difficile non fare dei buchi, questo è poco ma sicuro, perché quando passa troppo tempo i lieviti
insomma, quando si va oltre le 24 ore e voi avete messo lievito per 24 ore, ad esempio, i lieviti che sono vivi mangiano, quindi mangiano gli amidi, gli zuccheri, le proteine, il glutine, insomma, mangiano sto glutine, e quindi per questo che ad un certo punto l'impasto diventa più debole. Quando lo stendete non si stende più, si fanno i buchi, perché non è più elastico, non ci sono più le proteine. E a quel punto l'impasto è buono per farci del lievito o magari per farci del pane, visto che il pane non è che lo dovete stendere. Infatti quando per esempio faccio il corso e mi rimangono degli impasti, perché in realtà il corso io faccio l'impasto al momento con i miei ospiti e poi in realtà cuciniamo quello che ho preparato il giorno prima, perché altrimenti sarebbe inutile cuocere quello da impasto da un'ora e mezza, no? Però io comunque cuocio una pizza, preparo una pizza per far vedere la differenza, perché poi le persone se non vedono non si rendono conto. E quindi poi mi rimane dell'impasto, quello fatto con i miei ospiti, e quello, quando voglio, quell'impasto lì lo utilizzo per fare del pane, però magari aspetto il giorno dopo, perché il giorno dopo, essendoci tanto lievito, perché un impasto da un'ora e mezza, quindi collassa, comincio a fare tutte le bollicine sopra, e quindi è un impasto che sta proprio al limite tra divento lievito e sono ancora buono per fare il pane. Lo prendo, faccio la forma, e faccio in pratica il pezzo lungo di pane, e vi assicuro che viene una cosa spettacolare, quindi proprio bolle enormi, il pane, cioè il famoso pane cafone, quello che ho citato in altri video, quelli più vecchi. Quindi insomma, quando non riuscite a fare la pizza, comunque riuscite a fare qualcos'altro, e se proprio non riuscite a fare quel qualcos'altro, sappiate che avete un buon lievito madre, ecco, l'inizio di un lievito madre, perché poi dunque dovete rinfrescarlo diverse volte, come spiego nei video, affinché poi vadano via un po' tutti i residui di sale e proprio di lievito. Quindi è importante questa cosa. Domande. Il metodo comodo, sì, un inquadro per farina integrale. Ragazzi, la farina integrale è una figata, si può usare, va benissimo, ma utilizzate farina integrale macinata. Per esempio qua trovo questa, non so se riuscite a vedere, vediamo se riuscite a vedere questa farina integrale, vediamo, dentro ha proprio la crusca, ci sono i pezzetti, che dal punto di vista del sapore è buona, è buonissima. Infatti questa la uso per fare il lievito madre. Ma quando la andate a stendere, se utilizzate solo la farina integrale, che di per sé è forte, ma c'ha la crusca dentro bella visibile, ragazzi, è un problema, perché non c'è abbastanza farina macinata per fare da maglia, insomma, e quindi si stende con difficoltà, per cui va sempre aggiunta un po' di farina normale per renderla un pochino più forte. Altre domande? Fai vedere la marca. Ragazzi, queste sono marche che trovate in Inghilterra, trovate in Irlanda. Questa si chiama Odems, ed è la farina che utilizzo per le 24 ore. Ma vi faccio vedere le farine che utilizzo, dai. Allora, questa forse la trovate pure in Italia, forse è questa è quella del Lidl. Questa la utilizzo soltanto per fare gli impasti, quelli veloci con i miei ospiti, quelli in cui spiego come fare l'impasto. Poi utilizzo questa per fare impasti da, che ne so, 48 ore, 72 ore. Questa è del Tesco. Tesco è una catena di supermercati molto popolare sia in Inghilterra che in Irlanda. E questa è fortissima, ragazzi, cioè sono tipo, non so se riuscite a vedere, sono 13,6 grammi di proteine, che è una bomba sta farina qua. Siamo quasi ai livelli della Manitoba. Infatti questa la utilizzo per impasti proprio a lunga lievitazione, perché altrimenti è difficile proprio stenderla. E poi, ragazzi, se utilizzate una farina
così ricca di glutine per un impasto veloce, un impasto di 24 ore, che rimane sullo stomaco, non ci sono, cioè, questo è il punto, mi viene acidità. Per questo io dico, mi prendono per pazzo, ma dico perché in molte pizzerie a Napoli utilizzano la Caputo rossa se poi fanno l'impasto, fanno la lievitazione da 8 ore? Non ha senso, perché se tu fai una lievitazione da 8 ore, in realtà il lievito non ha il tempo di mangiarsi sto glutine, in realtà il lavoro lo facciamo noi quando ci mangiamo la pizza. E poi dice, ma perché bevo? Perché mi viene acidità. E grazie, utilizzi la Caputo, che è quella popolare, cioè la più popolare, è quella la migliore sul mercato, e quando poi fai un impasto così veloce non va bene. Quindi bisogna sempre andare a vedere le proteine, perché se è forte, per forza di cose, secondo me, ecco, poi ragazzi, io non ho la verità assoluta, tutto quello che dico è basato semplicemente sull'esperienza. Poi magari quello che funziona per me non funziona per altri e viceversa, però mi baso su quello che ho potuto vedere in 13 anni di prove e di errori, che alla fine una farina forte si deve utilizzare solo per impasti a lunga lievitazione. Abbiamo altre domande? No, 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 la Tescover Strong la utilizzo per quando faccio le pizze nella pizza party o nel rock box, quindi pizze. Lì faccio un impasto almeno di 48 ore, quindi deve essere buona la pizza, no? No, la Very Strong la utilizzo per lievitazioni lunghe, se no proprio sullo stomaco. Anche qua non è semplice trovare farina 00 perché non abbiamo cultura pizza. Quante proteine deve avere per fare una pizza napoletana? Pablo, integrale senza pezzettini. Ok, prima Pablo. Pablo, per fare una pizza napoletana decente deve avere 12 grammi più o meno di proteine. Quella è una farina buona per fare 24 ore. 12. Rispondo a Giovanna. E allora, se non c'è la crusca dentro, puoi usarla tranquillamente. Aggiungerei proprio pochino pochino di farina 00, giusto per dare. Perché comunque è una farina forte, la farina integrale. Vediamo. Cioè, se utilizzate solo farina integrale, per esempio questa che c'ha, non so se leggete. Ok. 13.2. Boh, la Very Strong della Tesco è 13.6, questa è 13.2, per cui dovete creare un mix, altrimenti il problema rimane. Quindi farina forte, lievitazione breve comunque da 24 ore, quando magari la farina è perfetta per una 48, e quindi poi mal di stomaco, sete cronica. Allora, vediamo. Pablo, Spagna. Pablo, negozi italiani non ce ne sono, tipo che vendono prodotti italiani, lì che devi vedere. Non lo so, perché in Spagna non, cioè quando ci sono andato non mi sono mai interessato alle farine. Magari la prossima volta che vado ci do un'occhiata e ti faccio sapere. Giovanna, ok, ho risposto. Ok, allora ragazzi, mancano più o meno scarsi 5 minuti. Diretta più lunga del pianeta. Vediamo un po'. Adesso non vedete perché in realtà la telecamera è un quadro ancora in alto. Ok. Abbiamo altre domande. Quindi, per chi se lo fosse perso prima, è importante quando impastate utilizzare soprattutto con queste idratazioni, usare i polpastrelli, non tutta la mano, perché altrimenti vi rimane attaccata la mano e quindi poi è più difficile lavorare un impasto. Invece, utilizzando i polpastrelli, impiegate meno tempo e riuscite a creare la massa, riuscite a creare proprio la forma, senza star lì ad aggiungere altra farina. Insomma, come diciamo a Napoli, evitate di inguacchiare, evitate di
insomma rovinare, a parte sporcare, ma proprio rovinare l'impasto e dover lavorarlo tanto, perché quello è il punto. L'impasto secondo me non va lavorato tanto. Una volta fatti i passi giusti non è necessario stare lì 3 ore. Allora, vediamo. Peppe risponde a Pablo: pure io non le trovo, dovresti regolarti con le percentuali di proteine, ad esempio uso una 12 proteine. Giovanna: grazie mille, quando voglio di pizza mi metto combo e la pietra refrattaria mi salvano, purtroppo quando la mangio qui all'estero mi rimane sempre sullo stomaco. Tu dici quando le mangi in pizzeria, suppongo. E là magari perché utilizzano pure molto lievito e fanno una lievitazione veloce, questo non lo escludo. E là ve ne accorgete perché magari la pizza rimane, anche perché utilizzano magari temperature più basse del forno, pizza più chiara, insomma. Pizzeria storica metane, qual è la tua preferita? Ah, ragazzi, io ne avevo una, purtroppo devo dire che mi ha deluso l'ultima volta che ci sono andato. Era la mia preferita, pizza semplice, costava poco ed era pizzeria Giuliano, quella ad architettura, prima di girare lì a Piazza del Gesù. Ci sono andato, sono tornato qualche mese fa, ma sinceramente mi ha deluso, magari mi è successo qualcosa all'impasto quel giorno, però è una pizza per turisti, è diventata. Però, vi ripeto, è stato un caso per cui... quella era la mia preferita in assoluto, però devo dire, poi sono tornato, dove che sono andato, da bambino mi piaceva Lombardi, mi piaceva, cavolo, in realtà ogni pizzeria c'ha qualcosa, capito? Poi a me piace la margherita come pizza, quindi poi utilizzo la margherita per testare le varie pizzerie. Sorbillo mi piace abbastanza, Sorbillo, anche se sinceramente fare 7 ore di fila non se ne parla proprio, cioè quando Sorbillo non era famoso si poteva fare, ma mo... Michele, sì e no, dipende, pure là, il fatto della fila un pochettino mi snerva. Una pizza che mi piaceva, forse era per il fior di latte, non lo so. Però anche quella è una pizza avvampata, la famosa pizza da 50 secondi che ho fatto pure io, che è buona, però non è cottissima. E, Starita, ci sono andato soltanto una volta, vergogna, un napoletano che da Starita ci va solo una volta. Buona, però non è tra le mie preferite, sinceramente. Fammi vedere, perché vabbè, zona per esempio Piazza Nazionale... zona Via Foria, ce ne sono un po', sì, mi piaceva la pizzeria a Portalba, però non andandoci più da tanti anni, ragazzi, non vi so dire se sono più come le ricordo, No, lascia sta mozzarella di bufala, è un piacere. Allora, mozzarella di bufala è buona e tutto, ma rilascia troppa acqua, quindi o fate i pezzi grossi, oppure, non lo so, aggiungete una volta cotta la pizza, magari al centro una pallina di mozzarella di bufala, bisogna sapere equilibrare, però è buona e buona, però rilascia troppa acqua, ma questo succede pure in pizzeria, non soltanto col metodo combo. Domanda riguardo l'impasto e la pizza, ok, che consigli avresti a riguardo? L'abbiamo fatto adesso proseguo, ti faccio vedere altri 2 o 3 trucchi. Oliva, grazie Giada, grazie. Raga, infatti dicevo, Corso Garibaldi, Via Foria, ecco qua, devo fare un grande, aspettate che sta suonando la sveglia, devo fare un grande endorsement a Oliva. Da Oliva io ho speso la mia infanzia, no, ma quando andavo a scuola, e ci andavo più o meno 3 volte a settimana, ne avrò mangiate di pizze, poi non ci sono andato più perché poi... finita la scuola, cambiato, cioè non stavo più in quella zona, Oliva al Corso Garibaldi, e ci sono tornato proprio l'ultima volta che sono tornato a Napoli qualche mese fa. Ragazzi, fanno una pizza spettacolare, e l'avevo dimenticata, ma è una pizza veramente eccezionale. Se vi trovate ad andare al Corso Garibaldi,
corso Garibaldi alla fine verso piazza Carlo III, sta sulla destra. Ragazzi, entrate, mangiate la pizza, sono spettacolari, dico solo questo. Allora, riprendiamo. Pellone, voglio Pellone, non lo so, Pellone mi piaceva all'inizio. Proprio lui si fa pagare un sacco di soldi sta pizza, e secondo me pure è una pizza che non ha una lievitazione troppo lunga, e quindi pure quella è una pizza che per esempio mi rimane sullo stomaco, non sono un grande fan, devo dire la verità. È una pizza che se la fa pagare abbastanza, ed è una pizza secondo me, poi ci sta chi l'adora, ragazzi, è una questione di gusti personali, cioè quello che vi dico è basato sul mio gusto, per cui aspettate che mi sciacquo le mani. Eccomi qua. Allora, vedete l'impasto un pochino? Ok. Buongiorno, farà il tutorial sulla pizza fritta? Sì, me l'hanno già chiesto. Allora, ragazzi, vedete che già è diverso. Vedete come rispetto a prima, com'è più bello. Adesso che ho tolto lo straccio umido, già ha proprio l'aspetto, ma anche è compatto in modo diverso. Ok? Allora, adesso lo prendo, vedete? Si riesce a prendere, non si attacca. Con le dita cominciamo a premere, vedete che sto premendo quasi per bucarla, perché in questo modo quando poi la piego, faccio le pieghe, quei buchi trattengono l'ossigeno, e quell'ossigeno lì sarà fondamentale per far crescere la pizza, ok? Per favorire la lievitazione. Quindi faccio la stessa cosa qua, vedete? Piego, ok, magari giro un po', faccio altra piega qua, vedete, buco, premo e poi faccio la piega. Quindi non è che sto più impastando come impastavo prima, adesso è semplicemente una questione di pieghe, quindi sto facendo i buchi per l'ossigeno e poi le pieghe per creare i muscoli, quello che vi dicevo prima, per creare la forza nell'impasto. Come quando utilizzate l'impastatrice e vi attenete all'incordatura, cioè il punto di pasta. Io questo sto cercando di ricreare attraverso questa tecnica. Ok? Vedete le mie mani? Pulite, è importante, utilizzate solo i polpastrelli. Allora, tu metti parmigiana sulla pizza? Ebbene sì, ragazzi, devo ammettere questa cosa, sono uno di quelli che mette il parmigiano, ma è previsto dalla ricetta tradizionale. Se andate a cercare il disciplinare della pizza napoletana, disciplinare approvato da associazione Verace, è previsto il parmigiano, e volendo si può mettere addirittura anche il pecorino romano, un pochino, che la rende un po' salatina, piccante, come dire. Vedete, adesso è abbastanza dura, cioè il ripasto è duro, ok, ho fatto le pieghe, vedete? Ok, vedete già com'è più bello, com'è più liscio, vedete? Ok. Adesso riprendo lo straccio bagnato che vi ho fatto vedere prima, lo adagio di nuovo sull'impasto. Che ore sono? Acchio, sono le 8:10, cioè sarebbero le 9:10 vostre. Ok, perfetto, e adesso lo lasciamo riposare per 10 minuti.
Allora. Allora, Gigio, ma tu te la ricordi la pizzeria, la fila in via Nazionale? No, ragazzi, dov'era questa? Allora, in via Nazionale, mi ricordo, ce n'era una all'inizio di via Nazionale. Erano tipo due sale. La prima sala c'era il forno e poi c'era la saletta dove si mangiava, sempre messi in ombra da Pellone che stava più avanti. E poi ci sta Pellone. Tu dici questa, che non mi ricordo come si chiama, sinceramente. Ingredienti e idratazione. Allora, per quanto riguarda gli ingredienti, allora io ho fatto un impasto per 6 panetti da 220 grammi e quindi ho utilizzato 765 grammi di farina, 512 grammi di acqua, 10 grammi di olio, 26 grammi di sale, 10 di zucchero e 0,57 di lievito fresco o 57 grammi di lievito madre. Però alla fine la ricetta che trovate negli altri video, quelli dell'impasto per il metodo combo. Quindi questo in realtà su 765 grammi di farina, quell'altro è su 1 chilo di farina, qua mi serviva farne di meno, per cui ho ridotto le quantità. Pensi che si può mettere la mozzarella di bufala sulla pizza appena infornata? Allora ragazzi, se la pizza la riuscite a cuocere in 100 secondi, in 110-120 secondi al massimo, allora sì. Potete mettere la mozzarella di bufala, ci può stare, ma purché sia tagliata grande, a fette, spesse, altrimenti secondo me viene troppo bagnata e poi la pizza non si cuoce bene. Quindi è buona la mozzarella di bufala, ma bisogna utilizzarla, ecco, col metodo combo fatto bene, però si può mettere, ragazzi, Io, se sulla pizza si può mettere tutto, ci mette l'ananas, no? Non vogliamo mettere la mozzarella di bufala, che stiamo dicendo? Sciacquo le mani. Mozzarella di bufala. La strizza, sì, pure un ragazzi, pure se per dire la strizzate o l'aprite, la tagliate, la lasciate spurgare, che ne so, un'ora, già è meglio, rilascia tutto il latte, già è molto meglio. C'è un chilo di farina, viene salatissimo l'impasto. Ah, poi boh, si vede che non ti piace così, diciamo, questo grado di, cioè, c'è troppo sale per te. In realtà serve, perché il sale serve proprio ad agevolare la maglia glutinica, perciò prova a metterne di meno, anziché 32, prova a metterne 28. Prova, comincia a scalare riducendo i 4 grammi in 4 grammi, vedi come va e se poi riesci a stenderla bene, perché pure questo cambia. Allora, ragazzi, nel frattempo, che passano questi 10 minuti, come bonus, facciamo la rinfrescata del lievito madre. Ok, grazie Peppe Roxy. La burrata, la pizza con la burrata. Viene proprio una roba potentissima. Allora, proviamo a rinfrescare il lievito madre. Allora, per rinfrescare il lievito madre, io utilizzo questo metodo. Quindi aggiungo 80 grammi di acqua, 200 grammi, 250, voglio dire, poi qua vado più a occhio, di lievito madre, quello che mi è rimasto, insomma, nel barattolo. Magari faccio attenzione a togliere la parte superiore, quella più dura, per andare a mettere il cuore del lievito madre.
fate attenzione quando il lievito madre ha quell'odore di, ha un odore di tipo formaggio, significa che dovete rinfrescarlo però con un impasto un po' più duro. Ok, siamo quasi. Allora, funziona come funziona per l'impasto normale, non c'è nessuna magia. Quindi io metto questi 250 grammi di lievito madre. Porca miseria. Ok. E incomincio a utilizzare, utilizzando la foglia, sciolgo. Nel frattempo preparo la farina che ci serve. In questo caso vado a pesare circa 140 grammi di farina, in questo caso integrale, che mi piace quella integrale, vi ho detto. Proviamo. Ok. Se ci sono domande, si è infiammato il video. Oh oh, ci siete? Mi vedete? Ok, ci proviamo. Ragazzi, è un po' meno cellulare. Ciao, buonasera, grazie. Ok. Ok. Ora sto facendo sciogliere il lievito madre. Abbastanza per poi aggiungere la farina. Solita storia, quando aggiungo la farina aggiungo a pioggia, ovviamente fidatevi di quello che vedete, cioè se vedete che l'impasto è già duro non andate ad aggiungere altra farina. Questo è più semplice da fare. Ok, adesso leviamo la foglia, mettiamo il gancio. Ora nel frattempo prendiamo, continuiamo ad impastare il impasto vero e proprio. Non so se riuscite a vedere, devo accendere una luce qui, non cambia niente, fantastico, lo vedete? Vedete com'è bello? Ok. Ora, la stessa storia che abbiamo fatto prima. Ricordate che questa è l'ultima volta che andiamo ad impastare. Quindi soliti, premiamo, come ho fatto prima, soliti buchi e facciamo la,
questo, la piega, ok? Premiamo ancora, adesso sarà più difficile farlo perché l'impasto sta diventando più duro, no? Vedete? Facciamo questo, spingo qua, ancora, spingo ancora, è davvero duro, eh? Non sembra un impasto 67% di idratazione. E questo è il bello del metodo, diciamo, del trucco dei tre riposi, no? Ditemi voi se questo sembra un impasto a 67% di idratazione. È un muffin, non è un impasto, vedete, non si attacca, vedete? Ora lo facciamo riposare l'ultima volta prima di poi fare, prima di fare poi lo staglio, quindi le palline. Ok, altri 5 minuti e poi ci siamo, ragazzi. Video quasi finito, diretta quasi finita. Ok, nel frattempo lievito madre è fatto, c'è il rinfresco, vedete com'è? Ok, questo lo raccolgo, pure c'è una bella consistenza. Quello che non mi serve più, quello vecchio, lo metto qui a parte. Io normalmente, ragazzi, sono un po' paranoico, non lo butto, nel senso che, visto che mi è capitato due volte dopo aver fatto il rinfresco che si rompesse il contenitore qui, la giara, da quel momento lì in poi questo extra che mi rimane non lo butto fino al prossimo rinfresco, perché lo tengo come riserva, perché se si rompe ovviamente non è che mi metta a rimpastare quello col vetro dentro. Per due volte purtroppo mi è successo e ci tengo molto, perché sto lievito madre c'ha più di 2 anni, quindi mi dispiacerebbe perderlo e iniziare da capo. Poi, niente succede, però allora vediamo un po'. Pulito ben bene, cioè tolto, perché poi se non pulisco spesso questo contenitore, come ci insegna Antonino Esposito, famoso pizzaiolo di Sorrento, è importante che rimangano resti del lievito precedente, perché per una questione batterica è importante per poi, diciamo, accelerare la crescita dell'impasto rinfrescato. Ok, ora andiamo a raccogliere questo che abbiamo fatto. Vedete com'è? Abbastanza pure duro. Mettiamo qua. Ora lo faccio riposare per 4 ore. Ok, 4 ore. Ma non col contenitore chiuso, vedete, ho messo la pellicola, ho lasciato un po' aperto più avanti e poi poggio soltanto il coperchio su e lo lascio riposare per 4 ore, ok? Ora, qui mancano ancora 2 minuti. Allora, leggiamo qualche domanda nel frattempo. Diventa di gomma. G, quanto è pronto? È pronto domani, ragazzi. Lo staglio posso farlo anche tipo dopo 18 ore, panetti lascio lievitare altre 6 ore. Ragazzi, ho visto che, poi non lo so, ripeto, è la mia esperienza rispetto al metodo combo, ho visto che riesce meglio se lo staglio lo faccio da subito e tocco il meno possibile l'impasto. Apprezzo, staglio mezzo, li lascio per 12-14 ore, sì, va bene anche così, anche se vi ripeto, ho notato che insomma
funziona almeno per me funziona meglio, però potete fare anche così. Allora ragazzi, svuoto un attimo il contenitore della farina. Ma nel frattempo postate delle domande che io vi rispondo, approfittate che ci sto e rispondo a tutte adesso. Allora vediamo un po', di solito faccio solo a pretto staglio, la cosa che mi hai detto prima. In vacanza come fai con i rinfreschi? Lo dicevo prima, in pratica in vacanza io essicco, prima di andare in vacanza, essicco il lievito. Quindi c'è tutta una procedura che utilizzo per essiccarlo e lo lascio poi chiuso in un barattolo e lo metto in frigo. E poi quando ritorno dalle vacanze lo rinfresco utilizzando acqua e farina. Quando raddoppio in 4 ore, praticamente subito, cioè già dal primo rinfresco, posso già utilizzarlo. È l'unico modo. Oppure faccio che spalmo, soprattutto se il lievito madre è molto liquido o comunque molto umido, lo spalmo sulla carta forno, lo lascio essiccare tipo Nutella, no? Lo lascio essiccare e una volta essiccato prendo queste scaglie, le stacco e le chiudo in un barattolo e poi per dargli vita ovviamente utilizzo lo stesso metodo, quindi acqua, farina e via. Allora ragazzi, datemi un secondo che mi devo sistemare logisticamente, che avendo messo il computer lì dove normalmente metto il contenitore delle pizze non ho spazio. Ok, contenitore pronto, andiamo ad asciugarlo. Prendiamo la bilancia. Eccomi qua. Allora ragazzi, devo prendere questo, la spatola, per effettuare lo staglio. Allora, vediamo se ci sono domande. Magari rinfreschi, ma se metto in impasto mio una farina Manitoba con una farina forte. Marina, farina Manitoba, però bisogna saperla mescolare, perché la farina Manitoba, se la utilizzi così da sola, l'impasto diventa davvero ingestibile, troppo duro, troppo elastico e diventa un macello. Dove trovi i contenitori larghi e piatti? Questi contenitori li trovo in posti dove vendono anche cose per ristoranti, per esempio vedete c'è questo qua che è proprio da pizzeria, vedete? Questo è quello professionale. Ok, cosa ne pensi della pizza fatta nel mio profilo? E dopo me la vado a vedere, mo sto facendo lo staglio, non riesco. Quante pizze mangi in settimana, porca miseria? No, sto cercando di limitare, perché quando ho questi corsi che tengo qui a Dublino, purtroppo mi capita doverle assaggiare. Però se faccio il corso, in genere non mangio pizza, perché non è che se ne possono mangiare tante. Allora ragazzi, vedete, quando fate lo staglio, vediamo se riusciamo a vedere bene. Vediamo di inquadrare. Ok. Quando fate lo staglio, cioè non tagliate a metà, cercate di prenderlo sempre dai lati, ok? E mo per esempio ho esagerato purtroppo, perché ho detto che voglio fare le palline da 220. Ok. Questa 220 la lasciamo qua. Prendiamo questo. Vedete,
tagliate dal lato. Un po' troppo. C'è qualcuno che mi scrive, penso su WhatsApp. Sono in diretta, ragazzi, non mi scrivete. Ok, abbiamo altri 220 grammi. Tagliamo da sto lato qua. Ok, ok, sono altri 220 grammi. Purtroppo tanti venditori Amazon non spediscono in Svizzera, la so, purtroppo pure qua non spediscono in Irlanda, a fare un Napoli un Napoli in corso è cotta in fuori di casa con refrattata, sai perché è stata cotta? Allora dopo me la vedo, proprio ti lascio un commento in privato. Ok, prendiamo qua, e 50. Ok, stasera non riesco a fare il peso proprio a volo e a fare lo sborone. Disattiva notifiche. È troppo tardi, ormai ho le mani impasticciate qua. Ok, andiamo. 128. Ok, 222, 5 e poi 6. Perfetto. Ok, ragazzi. Ora la parte importante, no? Come fare la pallina. A parte che tutte le cose che vi sto facendo vedere adesso le trovate nel mio canale, quindi c'è un video per qualunque cosa, come la pubblicità della Apple, c'è un'app per tutto, c'è un video per tutto. Allora, voi prendete, tirate un angolo e fate una piega, lasciate il pollice dentro per darvi la forma, no? Perché in questo modo stiamo aggiungendo ossigeno e stiamo facendo ulteriori pieghe, quindi stiamo rinforzando la pallina, l'impasto. Vedete? Ecco qua, pochi passaggi. La tirate per farla bella tesa e la mettete via. Pallina 1 fatta. Pallina 2, solita storia, tirate, tirate, tirate. Ok, vedete? Pure chi fa le palline così, mette la pallina sul piano di lavoro e fa così, che può pure andare, però secondo me non è una pallina forte perché non facciamo le pieghe, e visto che questo è un impasto che dovrà riposare 24 ore e soprattutto è già stagliato, io non amo utilizzare questa tecnica per fare le palline. Allora, meno male ci sono i tuoi video, dovresti avere molti più iscritti. Vabbè, però già sono, quanti ne sono? 7000, non mi ricordo più. Sapete che faccio comunque una cosa abbastanza specifica, cioè alla fine è un canale dove parlo di pizze, non è che parlo di cucina in generale, allora becco solo quelli che magari amano la pizza, perciò non ci sono poi tantissimi iscritti. Poi dovrei fare più video, però il problema è che lavorando tutta la settimana, il weekend poi faccio le esperienze di Airbnb, tra altre cose se vi trovate a Dublino prenotate, 45 euro e vi insegno a fare la pizza metodo combo e ve la mangiate pure, sia quella che faccio io che quella che preparate voi, ok? Momento pubblicitario. E quindi non ho tempo purtroppo di stare dietro ai video, infatti dicevo prima che ho almeno 2-3 video già preparati ma che non sono riuscito a completare, devo aggiungere i commenti, insomma, perché non ho tempo, e in più sto pensando di lavorare un nuovo canale
Non ho tempo per il primo canale, già sto pensando al secondo canale. Ok, pallina. Allora, ti consiglio 7200, dai, 7200. Avevo fatto una scommessa con YouTube, perché ogni 2-3 mesi io insieme a altri YouTuber mi hanno invitato a YouTube qua a Dublino, una convention, un workshop dove ci insegnano a migliorare il canale, insomma, ad avere contenuti più belli, eccetera, eccetera. E ho fatto una scommessa con loro, ho detto guarda, anche qua ho fatto lo sborone, ho detto, ah, per Natale, per dicembre ti faccio vedere, secondo me arrivo a 10.000, ma in realtà non ce l'ho fatta. Però dall'estate sì, ho avuto una bella crescita, però siamo comunque a livelli abbastanza bassi. Ok ragazzi, io direi che le palline sono pronte, ve le faccio vedere. Sono qua, vediamo un po', vedete? Allora, domanda: se le palline diventano morbide, le rimpallo? No, ragazzi, le palline in realtà si schiacciano arrivate a un certo punto. Domani queste saranno abbastanza schiacciate, forse saranno pure già belle cresciute, quindi le devo soltanto raccogliere bene, facendo attenzione a tagliarle, perché a quel punto saranno quadrate, a tagliarle bene con la spatola. Tra l'altro ho comprato una bella spatola come quella delle pizzerie, quella di metallo, e quella la utilizzo per tagliare proprio. E poi quando le stendo faccio le faccio ritornare di nuovo rotonde. Allora ragazzi, mo adesso sto utilizzando questo, chiudo, ma faccio uscire l'aria, è importante. Se voi utilizzate i contenitori, quelli tipo Tupperware, dovete fare la stessa cosa, quindi premete ed esce l'aria, ok? In questo modo evitate che le palline diventino dure, perché il problema è che le palline poi si induriscono sopra, e poi quando andate a stenderle avete sta pellicola dura che non va bene. Allora ragazzi, prima di chiudere vediamo se ci sta ancora qualche domanda. Allora, ho fatto 220 grammi, non le ho fatte grandissime, ma sono ok per il metodo combo, 220. Palline per il forno Ferrari, anche se non sono mai stato bravissimo a fare le pizze col forno Ferrari, e forse pure lì erano 220, non erano di più. Forno Ferrari, sapete, pure lì va modificato bene. E una volta mi sono spinto un po' troppo, la modifica è stata davvero abbastanza violenta, al punto che mi si è sciolto il piedino del forno. Sapete che il forno Ferrari, quello è quello tondo, ha dei piedini sotto, ne ha tre, e il piedino davanti di plastica, a un certo punto ho visto che il forno si abbassava così, che sta succedendo? E in pratica per il troppo calore quel piedino si è sciolto. Questo significa che se si esagera con le modifiche, quindi si fa qualcosa che non è magari previsto, perché i materiali resistono fino ad una certa temperatura, è rischioso come tutto, quindi bisogna fare sempre attenzione. Il fornetto a Ferrari è una cosa bellissima per chi davvero vuole iniziare a farsi la pizza in casa, però se si vuole arrivare a livelli di un certo tipo bisogna modificarlo, e quando lo si modifica bisogna accettare la possibilità che insomma possa succedere qualcosa. A me una volta per esempio è saltato diciamo, metaforicamente, insomma, si è rotto la resistenza, perché assorbiva troppo. Infatti tutte le volte che lo accendevo, una centrale nucleare in America aveva un sovraccarico. Vediamo le domande. Overclockato, è vero, sì. Il mio raggiunge 500 gradi. E sì, ti volevo ringraziare di cuore perché mi sono fatto una cultura sulla pizza. Ah, grazie ragazzi, per me è soltanto davvero un onore
condividere quello che ho imparato, perché poi alla fine, ragazzi, ho imparato provando il film di Troisi, provare. E ho cominciato a fare pizze nel 2003, una schifezza immonda, ragazzi, quella prima pizza, proprio senza saper nulla di farine, di impasti, di maturazione, zero, partendo proprio da zero. E poi piano piano, e poi alla fine, ragazzi, a che serve imparare se poi non si condivide? Lei la penso così, ed è per questo che comunque faccio i video, per questo che adesso faccio questi corsi per insegnare, ecco, come fare sta pizza, perché per me è soltanto un onore sapere che st'idea semplice che ho avuto possa essere poi utilizzata da tante persone e dare gioia, perché poi alla fine, se si riesce a fare in casa una pizza che assomiglia a una pizza di una pizzeria, quando si è lontani dall'Italia, lontani da Napoli, secondo me può soltanto regalare una gioia, e sta cosa a me fa tanto piacere. Ovviamente c'è gente che fa tante cose molto più importanti, medici, gente che salva la vita, va benissimo, però se questa cosa serve a regalare un sorriso, è un momento di questa era la pizza che mangiavo tanti anni fa, per me può essere soltanto un momento di gioia. Grazie sempre a voi, grazie di tutto, mangio pizza, grazie a te, grazie, sei una garanzia. Grazie a voi, ragazzi. Mi sa che esco da sotto il piumone e vado a fare un bel impasto. Vai, ragazzi, non perdete l'attimo, l'accento napoletano, eh sì. Ragazzi, dopo anni a Milano, anni qua, l'accento è sempre quello. Poi quando parlo inglese parlo con l'accento napoletano, infatti vi faccio ridere tutti. Tutte domenica mangio pizza, grazie a te. Una pizza salva la giornata, una pizza importantissima per la vita, assolutamente. Ti è mai riuscito? Acido, rinfresca? Sì, acido succede, ma non è una cosa brutta, ragazzi. Lievito madre, ma il tuo immenso. Una neuroscienziata, ma una pizza è sempre una pizza, assolutamente, assolutamente. Però diciamo, il tuo lavoro è quello che poi realmente serve all'umanità. Il mio, come quello magari di chi fa ridere, può dare un momento di svago e di gioia, però tutto serve, dai. Ragazzi, allora, davvero vi saluto a sto giro, mi ha fatto piacere, ho condiviso con voi la bellezza di un'ora e un botto, diretta più lunga, non so se la lascio visibile sul sito. E un'ultima cosa, poi mi fate sapere se l'idea vi piace. Stavo pensando di, non so se conoscete un sito, si chiama udemy.com, è un sito dove ci sono circa 55.000 corsi, di tutto, da corso di, che ne so, informatica, corsi di grafica, corsi di cucina, e volevo provare ad avere un corso lì. Ovviamente in quel caso è un corso a pagamento, ci sono le cose che voi imparate su YouTube, però fatte in maniera più schematica, più professionale. Fatemi sapere che cosa ne pensate, magari lasciatemi un commento, perché mi sta venendo l'idea, ecco, di avere un corso anche lì, a sto giro, però dire in inglese, anche perché i contenuti in inglese su YouTube non sono tanti, cioè nel mio canale, dico. E vediamo, cerchiamo di far arrivare la pizza napoletana nel mondo. Ok, ragazzi, allora vi saluto, una buona serata, nottata, e ci vediamo la prossima volta. Ciao e a presto.